Beyoncé, Radio DJ, le 11.37, venerdì mattina, non c'è Nicola ma c'è Aldo Rock, pronto a cominciare, pronto uomo? Siamo solo noi! Sembra così, di essere senza Nicola, senza... Buongiorno uomo, benvenuto. Siamo noi come ai vecchi tempi. Senti, ti devi impegnare molto, perché non tanto adesso in apertura quanto più tardi in chiusura, devi fare l'imbocca al lupo e dare un po' di consigli a un po' di amici, perché questo è il periodo di corse. Domenica scorsa c'era la maratona di Roma, peraltro molto bella, ma molto osteggiata dal cattivo tempo. C'era un bel sole, ma c'era molto vento. Che ha dato molto fastidio. Il vento è stata la questa la domenica ci sono due gare, settimana. Una più piccola che però farò anch'io, che la Scarpa d'Oro, insomma la mezza dirigevano, poi e poi c'è la maratona di Treviso. Treviso, certo. Siccome in tanti ti chiedono un consiglio, anche perché pioverà, devi dire qualcosa di tuo e di importante. Il vento. Nel frattempo ci chiede un saluto Pierpaolo di Busto Arsizio, che dice: come ogni venerdì vi ascolto mentre pedalo in bicicletta da corsa sul Lago Maggiore in direzione Mottarone, 20 km di salita. Sintonizza il tuo respiro col nostro respiro e sarà intonato ai venti dell'universo che ti spingeranno, così come quella mano invisibile, sai, la famosa mano invisibile, quella che ti spinge e quella che regolava tutti quanti vorremmo avere dietro. No, è quella che regolava l'economia, come si chiama quel grande economista che diceva: il mercato è la mano invisibile, quella che non c'è perché siamo tutti quello poveri. Che in galera. L'inguaribile ottimista Aldo Rock mi dice: ma come Nicola non c'è? È a Marrakesh, ma parte per la Maratona del Sable. Domani parte la Maratona del Sable. Tu devi sapere che diciamo il volo di linea che da Milano va a Marrakesh è il volo che prendono anche i maratoneti. Oppure c'è il volo a Ouarzazate, però il volo di linea è quello che ho preso anch'io una volta, l'ho preso. Poi sono arrivato in ritardo come al solito, ma però avevo l'attenuante, arrivavo dalla Nuova Zelanda, quindi qualche problema. Sì, notizie dal deserto? Deserto, domani parte la Maratona del Sable. Io volevo raccontarvi una storia, anzi due storie. La prima ve la racconto, così almeno potete sentire la seconda, ma quando vi racconterò la seconda storia non me ne chiederete più, ve lo giuro. Vai con la prima. La prima è questa: nel 1994, durante la Maratona del Sable, la Maratona del Sable si svolge a sud dell'Atlante marocchino. L'Atlante è una catena montuosa che corre più o meno per 300-400 chilometri, dove ci sono delle montagne molto alte. Al di là di questo Atlante c'è il Piccolo Atlante. Subito dopo il Piccolo Atlante, quindi come le nostre prealpi bergamasche, anziché esserci la pianura padana, inizia il Sahara, uomo. La Brianza marocchina è il Sahara. Sahara. E lì nel Sahara parte la Maratona del Sable. Durante una di queste tappe, le tappe sono sei tappe, ce ne sono alcune molto dure, una in particolare è lunga 70 chilometri, durante una di queste tappe lunghe, non mi ricordo se quella dei 70 o 42, si perse un maratoneta, cioè un maratoneta in piena tempesta del deserto. Hai presente questo vento che sta soffiando? Sembra scirocco, questo è scirocco, ma giù nel deserto può essere l'armatango, un vento che quando soffia inizia a alzare un muro di sabbia di due metri, non vedi niente, ti devi fermare, metterti lo shesh davanti alla bocca, non fare entrare la sabbia, devi coprirti, devi cercare un riparo, cercare un... Nel deserto poi pieno di ripari, un sasso, una pianta, la pianta è difficilissima, una duna molto alta, ti metti dietro e aspetti, però... Questo si è perso come... Il vento improvvisamente ti cambia il paesaggio intorno, tu prima vedevi una duna a destra, una duna a sinistra, una montagna davanti, non vedi più niente. C'è un'arma. Non c'è più niente. Si è perso e ha iniziato a percorrere, a vagare per il deserto. Era un maratoneta italiano e aveva dell'acqua con sé, subito l'ha finita. Quindi cosa ha detto? Ho finito l'acqua, utilizzo l'acqua del mio corpo. Quindi ha riempito una bottiglia con l'acqua del suo corpo. Che arriva da lì, Che ha continuato a bere, quindi continuava a bere, continuava a ciclo infinito. Sì, a un certo punto però non ce n'è più, perché non ce n'è più. Ha trovato un rifugio in un piccolo santuario islamico,
ha trovato due pipistrelli lì, se li ha mangiati e Sì, a un certo punto però è andato in crisi, cioè è andato in crisi e ha detto adesso mi taglio le vene, un po' pesante. Adesso mi taglio le vene, tenta di tagliarsi le vene, disidratato, non esce il sangue, è il segnale che ce la può fare. Cioè, quando ha visto che non usciva il sangue, ha detto ce la posso fare, vuol dire che non è arrivata la mia ora. E infatti si è salvato. Quanti anni fa accadeva questo? Questo nel 1994, uomo. E si è salvato. Questo è scritto in un libro bellissimo e me l'ha raccontato anche lui, questo Mauro Prosperi che si perse nel deserto. Mamma mia. Questa canzone è per tutti quelli che si perdono nella vita, invece. Ok, ma la notte no. E che si ritrovano anche. Questo è il disco... più bello!